Vediamo un'altra funzionalità che sta per arrivare, la possibilità di inviare una pagina, una comunicazione via mail. Quella c'è già in realtà, perché vado sulla pagina, faccio share via email, scelgo la persona e gli mando l'email. Quello che cambia è il risultato grafico che arriva nell'email. Come vedete non c'è più la preview della mia pagina sulla sinistra e titolo abstract sulla destra, ma c'è proprio la pagina vera e propria messa direttamente all'interno della mail. E questo secondo me apre un punto di osservazione molto importante, perché sapete, su SharePoint si possono fare personalizzazioni anche che vanno fuori dalle best practice che da Microsoft, no? Si può modificare la pagina, farla diventare come vi pare, e io ne ho viste veramente di ogni colore, e secondo me sono delle brutture, perché è vero che fai il layout grafico, no? Che ti piace, bello, però ti perdi funzionalità come questa, perché una volta che modifichi la pagina e metti la personalizzazione che vuoi, sul browser vedi tutto bene, invece sulla mail vedi lo standard. Quindi è sempre meglio stare sullo standard, sempre meglio seguire le best practice che da Microsoft, come facciamo noi in Intranet AI, i nostri componenti seguono tutte le best practice che da Microsoft.